Sarà una ditta di Pescara a costruire la prima palazzina di 5 piani con 28 appartamenti al posto del ferro di cavallo in via Tavo a Pescara. Sono stati aggiudicati infatti alla ditta di Pescara i lavori di ricostruzione di 28 nuovi alloggi nell'area dell'ex ferro di cavallo per un investimento pari a quasi 3 milioni di euro, seconda parte del maxi intervento partito con la demolizione del ferro di cavallo nel quartiere Villa del Fuoco in via Tavo, un'iniziativa urbana che procede esattamente come da programma e che prevede tra l'altro anche la realizzazione di opere di riqualificazione con aree di aggregazione e di socializzazione. Lo hanno ufficializzato il presidente del Consiglio regionale Sospiri e il presidente dell'Ater Pescara Mario Lattanzio, il quale afferma di aver raggiunto il progetto. È quello dell'espletamento della gara del valore di circa 3 milioni di euro per la realizzazione di 28 alloggi presso l'ex ferro di cavallo. Questo appalto è stato aggiudicato giorni fa. La realizzazione prevede che sia terminata entro marzo 2025, quindi come ATER io ringrazio tutto lo staff tecnico e amministrativo che ha fatto sì che si rispettassero i tempi che erano stati previsti a suo tempo. In programma anche la realizzazione di una seconda palazzina gemella e di una piazza centrale. Al piano terra delle due palazzine potrebbero essere ospitati negozi e uffici. Per la piazza e per chiudere i porticati al piano terra servono 2 milioni di euro.